Signore, signori, alpini, buonasera e benvenuti nella chiesa di San Giorgio Martire di Lago, nel comune di Rebine Lago. Questa chiesa, mi piace ricordare che è impreziosita da una pala di Francesco da Milano che potete poi osservare sulla mia sinistra uscendo. Un particolare saluto va al parroco Don Angelo Granziera, che ci ha ospitato questa sera in questa bellissima chiesa, al sindaco Massimo Magagnin, al capogruppo del gruppo di Lago Raffaele Carpenè e dal nostro presidente Francesco Introvigne. Ormai da molte edizioni la donata sezionale si articola in due giornate: la sera del sabato dedicata alla cultura, come questa sera, mentre il giorno seguente, con l'ufficialità della sfilata degli alpini vittoriese ovviamente, dalle cerimonie dell'alzabandiera, dell'onore ai caduti, le orazioni ufficiali e poi la Santa Messa, per concludere con la convivialità aperta agli alpini e all'intera comunità che ci ospita. Una festa nella quale condivideremo uno slogan coniato dalla nostra sezione per la Dunata Nazionale di Vicenza, ma che ci accompagnerà per l'intero anno. Ed è alpini, donne e uomini di pace, sogno che è già realtà. Quest'anno il gruppo di Lago ha chiesto ed ottenuto di ospitare la Dunata Sezionale in quanto ricorre il 65esimo anniversario di fondazione del gruppo, avvenuta nel 1959. Questo fu possibile grazie ad una persona molto carismatica che ha spronato gli alpini a formare il gruppo Alpini Lago. Si chiamava Gino Fava, che resse poi le redini del gruppo fino al 1973. In occasione dell'inaugurazione, l'allora presidente, dottor Giulio Salvadoretti, pronunciò un discorso di cui ora leggo un breve estratto, dove esprimeva tutti i valori che contraddistingue ancora oggi la nostra associazione. Dice: «Siamo venuti per accogliere con benemerenza i bocia appena tornati dal reggimento, per festeggiare infine quella fraternità che voi sapete trovare, specialmente nelle mense montanare, fraternità sentita, che consolidata a tavola tra un bicchiere di vino ed una canzone non perde mai di vista gli obiettivi comuni di dignità che associano in equilibrato amore per patria, dovere e penna nera». Questo era quello che diceva Giulio Salvadoretti nel 1959. Ora, dopo 65 anni, sono cambiate le persone. Il gruppo si è dotato di una bellissima sede, ma di certo non è cambiato lo spirito di appartenenza, né da parte degli associati, né da parte dell'attuale capogruppo Raffaele Carpenè. Ma questo che festeggiamo quest'anno, o questa sera, non è l'unico anniversario. Quest'anno compie mezzo secolo di vita anche il coro alpino Ana Coldilana, uno dei tre cori di cui la sezione Ana di Vittorio Veneto è orgogliosa di avere nei suoi ranghi. Per questa motivazione il coro ha chiesto di proporre in questa serata un evento molto particolare, che sarà il primo di un trittico di festeggiamenti che si concluderà con la grande kermesse nel mese di ottobre. Il coro nacque nella primavera del 74 per volontà di alcuni alpini che l'anno prima, nel 1973, furono gli artefici della nascita del gruppo Alpini di Gozzuolo. L'intraprendenza e la visione di queste persone fu premiata, visto che dopo i primi anni di apprendistato, guidati da Don Giovanni della Giustina, approda alla guida del coro una giovanissima Sabrina Carraro, prima donna a dirigere un coro alpino. Fu quasi uno scandalo al tempo. Fortunatamente, dopo 50 anni, questa situazione è stata sdoganata e molte donne sono alla direzione di cori alpini. Il coro, nel corso degli anni, cresce, migliora tanto che attualmente è uno dei cori di estrazione popolare più rinomati, non solo localmente, ma anche a livello nazionale. Questa sera
assieme al coro ospite, il coro Anna la Preara di Caprino Veronese, della sezione di Anna di Verona, diretto dal maestro Maurizio Saquegna, presenteranno un evento particolare dal titolo 50 anni da Alpini, un susseguirsi di canti della tradizione alpina che tutti riconosceranno, abbinati a brani composti da autori contemporanei. Prima che i protagonisti ci avvolgano completamente con la loro musica e la loro voce, pregherei il parroco, Don Angelo Granziera, e di seguito le autorità presenti, a portare un saluto al numeroso pubblico accorso per questo evento. Don Angelo, grazie. Sempre cosa graditissima la vostra presenza, siate i benvenuti, carissimi, carissimi alpini, con tutta la sua presidenza e con tutti i partecipanti, ospiti qui invitati in questa serata straordinaria nella nostra chiesa di Lago, che il 23 aprile scorso ha onorato il suo patrono San Giorgio Martire, e il giorno di San Giuseppe, 19 marzo, ha chiuso il centenario della consacrazione di questa nostra chiesa dedicata ai Santi Giorgio e Biagio, dedicazione avvenuta allora il 19 marzo del 1923, santi che ci accompagnano e ci benedicono. Certo, ci sono tanti altri santi raffigurati, come accennava prima, quelli che ha presentato, che ringrazio. Ci sono anche le bellissime, diciamo, tele che sono anche sul soffitto della nostra artista Trevisan, sono recenti, hanno alcuni anni, ecco, che richiamano veramente, ecco, la vita religiosa di questa nostra chiesa. Ma questa serata speciale è la vigilia della Domenica straordinaria di domani, che giubila per la dunata sezionale dell'Anna di Vittorio Veneto. È una serata che celebra il 50° anniversario del coro alpino Anna Col di Lana, insieme al valente coro Anna ospite di la Preara di Caprino di Verona. Ecco che io ho la gioia con voi proprio di ascoltare insieme al coro Col di Lana, che già conosciamo e apprezziamo tantissimo per la loro testimonianza continua. Ecco, a tutti le corali presenti, il nostro vivo compiacimento, il nostro corale applauso fin d'ora, la nostra viva riconoscenza ai coristi e ai maestri con le loro corali, che ci racconteranno storie vere, commoventi, che porteremo nel nostro cuore, ci aiutano a diventare sempre meglio costruttori di pace e di fraternità, come abbiamo sentito annunciare, ecco, nel saluto iniziale. Quindi un caro saluto riconoscente a tutti voi qui presenti, ecco, il signor Sindaco, con l'amministrazione, il Consiglio Comunale, al gruppo degli alpini, alle autorità, alle associazioni, ecco, agli organizzatori, alla comunità tutta con i graditi ospiti. Quindi auguro a voi una buona e lieta, serena, proprio serata di canti alpini nell'attesa della festa giubilare di domani, ecco, che accoglieremo veramente in maniera proprio gioiosa. Grazie e buon ascolto. Grazie, grazie Don Angelo. Chiamo il Sindaco Massimo Magagnin per un indirizzo di saluto. Buonasera a tutti e buonasera alpini. La comunità di Revine Lago e l'amministrazione comunale da me rappresentati vi dà il benvenuto qui all'interno del nostro paese. Ringrazio subito Don Angelo per l'ospitalità, per averci messo a disposizione la chiesa di San Giorgio Martire,
Aggiungo anche che proprio l'anno scorso abbiamo festeggiato i 100 anni dalla nascita, dalla costruzione di questa chiesa. Prima il vicario citava uno slogan che porterete per tutto l'anno 2024, alpini, donne e uomini di pace, un sogno che è già realtà. Questo sogno per me personalmente è partito l'11 gennaio 2023 con Raffaele, quando abbiamo deciso insieme di provare a chiedere alla sezione ANA di Vittorio di portare la dunata sezionale qui a Rivine Lago per quest'anno. E ci siamo riusciti. Quindi Raffaele, ma non solo te, tutti i tuoi alpini, tutti gli amici sostenitori, grazie per questo regalo che questa sera diventa realtà. Con il concerto di questa sera parte la 93esima adunata sezionale ANA di Vittorio Veneto. Faccio anche un ringraziamento ai due cori, il coro ANA Col di Lana della sezione di Vittorio Veneto e il coro La Preara di Caprino Veronese. E vi chiederei anche un applauso per questi due cori che ci lieteranno. Con le loro canzoni. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio la cittadinanza e buon concerto a tutti. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. Raffaele, sei stato citato, per cui non ti puoi esimere per un saluto anche te. Te lo tengo io. Signore e signori, gentilissimi ospiti, buonasera, benvenuti a Lago per assistere ed apprezzare la serata di canti che apre la 93esima adunata della sezione Alpini di Vittorio Veneto. Adunata che il gruppo di Lago, che ho l'onore e la soddisfazione di presiedere, ha desiderato fortemente si svolgesse nella sua comunità. Questa sera le note corali risuoneranno nell'accogliente chiesa di San Giorgio, domani le note musicali della banda di Borsoi del Pago ci accompagneranno lungo le vie del nostro centro abitato per testimoniare che la nostra identità di alpini è ancora forte e consolidata. Gli alpini del gruppo di Lago apprezzano la disponibilità del coro sezionale ANA Col di Lana, che si esibisce questa sera anche nella ricorrenza del 50° anniversario di fondazione, del coro ANA La Preara di Caprino Veronese, che ha voluto condividere questa adunata sezionale con noi. Complessi vocale di apprezzata fama, che ringraziamo entrambi con sincera gratitudine. Vi auguro una buona serata, ricca di forze e emozioni, con l'auspicio che si possano rivivere anche domani nell'ambito della donata sezionale. Grazie e arrivederci. Grazie Raffaele. E adesso, vabbè, non ve lo presento neanche, lo presento a fare. Lo conoscete tutti, il nostro presidente Francesco Introvigne. Buonasera a tutti. Beh, a questo punto a me è il compito di essere breve. Mi unisco a quanto è stato detto, quello che era necessario e opportuno dire l'avete sentito. Ringrazio tutte quante le componenti presenti, le autorità, Don Angelo, signor Sindaco. E allora per par condicio porto solo un saluto nominativo ai due presidenti dei cori, Maurizio Mondini e Michele Paludetti. Ecco, allora noi siamo qua per sentire il canto che è emozione e storie di vita, il canto che muove il cuore, il canto che si fa anche preghiera, e lo facciamo questa sera nella casa del Signore, davanti anche a Lui, e quindi è con questo spirito che noi ci prepariamo a questi due giorni. Domani vi aspetto tutti per la vera adunata, per la cerimonia civile, l'onore ai caduti, l'alzabandiera, la cerimonia religiosa.
e anche appunto per far festa poi insieme. Quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie Francesco. Sintetico, è stato sintetico, ma ha detto tutto quello che serviva a dire. Ha detto tutto. Bene, a questo punto lasciamo la parola ovviamente ai cori, la voce ai cori, la musica dei cori. Inizia il coro alpino Ana Col di Lana, diretto da Sabrina Carraro. Buone emozioni. Buonasera a tutti, siamo veramente felici di essere qua per festeggiare questo importante anniversario del nostro coro. Siamo contenti di poterlo fare insieme agli amici del coro, la Preara di Caprino Veronese, un coro veramente eccezionale che avrete veramente la fortuna di ascoltare. Ma le parole, di parole ne sono già state dette abbastanza, quindi lasciamo il posto alla musica, al canto. 50 anni da alpini. Il primo canto che facciamo è un canto tradizionale. Gli alpini durante la prima guerra mondiale hanno fatto l'Italia in trincea, nel senso che si sono scambiati dialetti, si sono scambiati esperienze di vita, si sono conosciuti, perché in trincea sono arrivati tutti gli alpini, tutti i militari da tutta Italia. Ma c'è una particolarità, oltre a molte altre, che contraddistingue il corpo degli alpini. È il corpo che in assoluto canta di più. E anche in trincea cantavano, si scambiavano le melodie, aggiustavano le parole delle canzoni a seconda di quello che volevano raccontare. E ecco, questo il primo canto con cui cominciamo ha proprio questa peculiarità, ha una melodia tradizionale e racconta una storia d'amore, racconta di lei che ricorda il suo amore che è partito per il fronte. Ti ricordi la sera dei baci? Say.
Spettatrici silenziose della Grande Guerra, le montagne sono state la cornice di numerose battaglie combattute dall'esercito italiano sul fronte austro-ungarico. Una cornice che, tuttavia, non è stata risparmiata dalla furia distruttiva dell'uomo, tanto violenta da mutare indelebilmente gli antichi paesaggi dolomitici. Fra le tante montagne stravolte dalla guerra di Mina, troviamo il piccolo Lagazuoi, la cui conquista per l'esercito italiano avrebbe significato aprire una breccia nel fronte austriaco. Tra 1915 e 1917, il piccolo Lagazuoi fu il teatro della più aspra guerra di Mina di tutta la Grande Guerra. Protagonista del prossimo brano è proprio il Lagazuoi, del quale, come di un uomo straziato dal dolore, se ne descrivono le grida e la sofferenza dovute alla violenta esplosione di una mina. E come tanti reduci di guerra, anche il monte non tornerà mai più quel di prima. Di Federico Bassetto, Piccolo Lagazuoi. Sure.
1924-2024. Nel centenario della sua nascita proponiamo ora un brano di un nostro illustre concittadino, Efrem Casagrande, pianista, compositore e direttore di coro originario di Vittorio Veneto. Dei milioni di soldati caduti sui diversi fronti della Grande Guerra non possono essere dimenticate le madri che hanno conosciuto la tragedia di perdere per sempre i propri figli. La madre dell'alpino di questo brano viene travolta da tale tragedia dopo che un'altra madre, la madre patria, chiama a sé tutti i figli d'Italia. Lo straniero è alle frontiere e l'ineluttabile sacrificio per la patria lacera le famiglie in nome di qualcosa di più grande che, tuttavia, non può consolare il dolore di una simile perdita. Di Efrem Casagrande, la madre dell'alpino. Fra le vette
Barbarossa, il 22 giugno 1941 la Germania diede il via all'invasione dell'Unione Sovietica, alla quale partecipò anche l'Italia per volere di Mussolini. L'esito finale dell'aggressione italiana, drammatica e a tutti noto, rivelò le grandi mancanze dei comandi e dell'intero complesso militare e politico che contribuirono nettamente alla totale disfatta sul fronte orientale nel 1943. Le parole del prossimo brano appartengono all'alpino Giuliano Penco, uno fra i tantissimi soldati italiani caduti durante la ritirata attraverso le steppe. Scritte nel 1943 sul foglietto ritrovato nella sua tasca, vennero consegnate al maestro Giorgio Susana dal reduce Beppi Zaina affinché ne componesse un canto. Nell'amara consapevolezza di essere prossimo alla morte, la poesia di addio scritta da Penco è un'accettazione del proprio destino, accompagnata dall'incrollabile certezza che anche lì, dove a breve sarà ricoperto dalla neve e riposerà in eterno, verrà la primavera, la pace, la rinascita. Di Giorgio Susana, con la poesia di Giuliano Penco, io resto qui. Una lettera del luglio del 1935 indirizzata alla madre, il maggiore Gennaro Sora compone una preghiera per gli alpini del proprio battaglione.
È la prima versione di quella che oggi conosciamo come la preghiera degli alpini e che ora vi proponiamo nell'armonizzazione di Giovanni Veneri. La versione originale di Sora conteneva degli espliciti riferimenti al duce e al re che col tempo furono rimossi. Il vicario generale Monsignor Giuseppe Trossi nel 1949 comunicò il testo rivisto e adattato della preghiera, aggiungendo lo specifico riferimento alla Madonna degli Alpini. Di Giovanni Veneri, la preghiera degli Alpini. Thank you.
un canto nuovo per questi 50 anni, un canto meraviglioso, un canto che è preghiera. E questo canto dice: come un dono i tuoi occhi e il tuo sorriso spalancati sul mondo che ti accoglie, come il sole che illumina ogni viso, sia l'amore che brucia dentro te, come il prato che ondeggia con il vento liberando in cielo i semi di soffione, da te salga il tuo ringraziamento per la vita che ti dona ogni stagione. E continua il brano, è bellissimo ed è di enorme ispirazione. E sono parole che ogni genitore potrebbe dire ai propri figli. E con questo canto noi facciamo gli auguri a tutti i figli qui presenti, come un dono di Giorgio Susana. Yeah.
brano di Beppi De Marzi adesso, guarda che vien mattina. E i nostri soldati tornavano a casa e si ricongiungevano con la propria famiglia, ma vivevano intensamente quei giorni in cui potevano stare insieme di nuovo ai propri cari, ma arrivava il momento di dover andare via. E questo alpino dice: io vado via presto di mattina e tu non piangere, però non disperarti, e guarda i segni che io lascio sull'erba mentre cammino allontanandomi da casa. Guarda che vi è mattina. L'ultimo brano che vi proponiamo nasce dalla poesia di un prigioniero di guerra. Il suo compositore, Italo Stagno, fu un sindacalista cagliaritano e successivamente tenente del primo reggimento alpini durante la campagna italiana in Russia tra l'estate del 42 e il 28 gennaio del 1943, giorno in cui fu fatto prigioniero dai soldati dell'Armata Rossa. Trasferito in più campi di concentramento sovietici, Stagno oppose sempre fiera resistenza alle ingiustizie inflitte ai suoi compagni di prigionia, nonché alla propaganda sovietica diffusasi tra i prigionieri italiani. Rifiutò inoltre di sfruttare il proprio passato di sindacalista nazionale per ottenere la liberazione, poiché ciò avrebbe significato schierarsi con l'Unione Sovietica. Tale rifiuto lo condannò a un inasprimento delle sue condizioni detentive che compromise la sua salute fino a provocarne la morte nel 1947. È famosa la sua preghiera, imparata a memoria e riportata in Italia dal tenente medico Enrico Reginato, suo compagno di prigionia. Reginato rientrò in Italia nel 1954, dopo una lunghissima prigionia, e scrisse: «Dopo avermi raccomandato di recare in patria il suo saluto ai familiari,
ricordò di aver dimenticato al campo da cui proveniva un libricino di appunti, nel quale, disse, c'è un po' della mia vita. Italo Stagno era già spirato quando riuscì a recuperare quel taccuino. Vi trovai una toccante composizione poetica, della quale ricordo alcuni frammenti. Di essi desidero resti traccia. Da questi frammenti il maestro Mario Lanaro ha composto un brano attraverso il quale la fede, la speranza e la tenacia di quest'uomo emergono ancora di più in tutta la loro forza. Di Mario Lanaro, con la poesia di Italo Stagno, Finché la notte.
direi di far sentire ancora il nostro apprezzamento per il Coro Alpino Codilana. Bene, siamo arrivati a metà dell'opera, e che opera, e che opera. Adesso gli amici alpini del coro La Preara di Caprino Veronese possono approbinguarsi verso questo, chiamarlo palco non è corretto, ma questa gradinata. Il coro alpino La Preara è diretto dal maestro Maurizio Sacquegna. Lascio la parola al presidente del coro. Intanto buonasera a tutti e un grazie veramente di cuore agli amici del coro Coldirana che ci hanno voluto qui questa sera. Due parole sul coro La Preara. È una realtà che è nata nel 1979 a Caprino Veronese per la passione e la volontà di alcuni amici che erano così appassionati del canto popolare. Dal 1982 il coro La Preara è iscritto tra i cori ufficiali dell'ANA e è stato un unico coro ANA Veronese che ha partecipato a quasi tutte le manifestazioni, le adunate nazionali, dalla sua nascita, dal 1981 in poi. Addirittura nel 2016 è stato scelto tra i vari cori ANA d'Italia ad inaugurare la manifestazione dell'adunata degli Alpini ad Asti. Tra oltre 1000 rassegne e concerti in Italia e all'estero, vogliamo ricordare la rassegna di canti popolari che ogni anno proponiamo proprio a Caprino Veronese e, tra le altre cose, anche il vostro Coldirana ha partecipato l'anno scorso. Nel 2019, in occasione appunto del 40esimo del coro, al nostro traguardo abbiamo pensato di presentare un nuovo CD. La Preara, per festeggiare appunto questo anniversario, ha deciso di presentare questo CD, una raccolta di alcuni brani del proprio repertorio, canzoni che sono e che mettono in risalto i colori ed armonia di una passione musicale di altri tempi. Infatti, negli ultimi anni, il coro La Preara si è proposto di dare uno sguardo più ampio alle musiche che esegue, e la chiave di interpretazione usata per queste cante popolari è la stessa che si usano anche per i canti e per la musica più importante. Come diceva prima il vostro presentatore, dal 2014 il coro è diretto dal maestro Maurizio Sacquegna. Iniziamo anche noi con il nostro programma. Vi presentiamo O Montagne, nell'armonizzazione del Malatesta. È un canto che esalta la bellezza della montagna. La montagna mettono a disposizione il loro mondo fatto di guglie e di pareti, di cieli azzurri, di prati, di boschi e di fiori. Tutto un repertorio di accordi che l'autore, appunto Giovanni Malatesta, ha ricercato e sapientemente creato in questa testimonianza.
Sentirete la canta che dice: o montagne, o montagne mie, levate su nel cielo le vostre cime. Fiori coglieremo per donarli a te, quella nube candida brilla nel sereno. O montagne. Ancora una poesia, una canzone che ci porta alla montagna. Montagna amara è intitolata questa canta. Noi pensiamo che più che una canzone sia una poesia, una dolce e appassionata canzone scritta in memoria di un'amica morta in montagna,
Ed è proprio la montagna, poi, con i suoi sentieri, le sue cime ed il vento, che sembra restituire la voce di questa nostra amica. Montagna amara. Una canzone di Beppi De Marzi. Beppi De Marzi ha presentato questa canzone nel suo primo CD, nel suo primo 33 giri, intitolato Voci della montagna, inciso con il coro Crodaioli. Ed è la storia, una favola sembra, racconta di Manuela che da cima della montagna cerca di, con un braccio, di attaccare, di toccare una stella e resta scotata. Poi nel 2003 Beppi pensa di cambiare un po' l'armonizzazione di questa canta e noi ve la presentiamo, quest'ultima armonizzazione, Fiore di Manuela. Ci va, ci vedo Manuela.
prossima è una canta che sicuramente abbiamo cantato nelle nostre gite, magari in corriera, quando si andava anche così in gita col parroco o nelle gite delle compagnie. Si intitola Il Capitan della Compagnia. Certo, molto spesso l'abbiamo cantato così, ma mai abbiamo pensato a quanto questa canzone vi può riportare al grande cuore degli alpini. Questo capitano che in punto di morte pensa di donare il suo corpo alle cinque cose a cui tiene di più: la patria, l'amorosa, la mamma. Ecco, questo direi che in persona e ci riporta al grande cuore, al grande valore degli alpini, il capitano della compagnia. Che ci riporta alla Prima Guerra Mondiale. La fama del Monte Nero è dovuta ad un'eroica azione di combattimento, la prima è importante e meglio riuscita dell'esercito italiano dall'inizio del conflitto mondiale. E appunto nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1915, una compagnia, superate le difficoltà opposte dal ripido pendio gelato, irruppe a sorpresa nelle trincee avversarie, a quota 2138, e dopo un furioso combattimento
costrinse i difensori ad arrendersi. L'impresa, che fu citata nella stampa internazionale come un esempio di brillante azione bellica, ebbe però un costo assai elevato in termini di vite umane. Pare che questo canto sia stato scritto e musicato da proprio alcuni di questi soldati superstiti. Monte Nero. Questo prossimo è un canto particolare. Questo canto, così disperato ma nello stesso tempo poetico, ci ripropone e ci riporta a vivere una notte insieme ad un soldato in trincea. Notte in cui i rumori della guerra tacciono ed il soldato affida ai raggi della luna i suoi pensieri d'amore e di speranza. Ma come la notte si dissolve, le luci dell'alba riportano il soldato alla triste e cruda realtà della guerra. Ma resta in lui la speranza che questi crinali, queste montagne, queste rocce martoriate dai colpi di cannone possano un giorno rinverdire e ricoprirsi di mille fiori. Notte in trincea.
popolare, una canta popolare valdostana. E un canta che con una legge regionale del marzo 2006 è stata adottata come inno ufficiale della Valle d'Aosta. Si intitola Montagne Valdotene. È scritta in francese, ve la traduco così come si può fare, le parole effettivamente non sono proprio le stesse, ma voglio dire più o meno così. Montagne Valdotene. Voi siete i miei amori. Borghi, campanili, fontane, voi siete sempre con me. Lascia le tue montagne, mi dice uno sconosciuto, seguimi, seguimi in città, lascia la campagna, non fare più il pastore. Oilà, 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 la gente di montagna rimane qui. Montagne Valdotene. Thank you.
E siamo arrivati anche noi alla fine del nostro programma. Prima di congedarci con l'ultima canzone, vorrei ringraziare ancora gli amici del Col di Lana che ci hanno voluto qui questa sera, gli alpini di Lago di Revine che ci hanno accolto in occasione appunto della loro festa, e un grazie particolare a voi per i vostri applausi e la vostra attenzione. Grazie veramente di cuore da parte di Coro La Preala. Siamo con Monte Pasubio di Beppi De Marzi. E Monte Pasubio è il nome di una montagna che resterà per sempre legato alla resistenza delle truppe alpine durante la Prima Guerra Mondiale. Fra i suoi due denti, in un ridotto campo di battaglia, si è scatenata una guerra tra i soldati italiani e i soldati austriaci, e su quella montagna molti soldati hanno lasciato la loro vita. E durante questa campagna c'è stata costruita però una strada che permetteva ai nostri soldati di arrivare in cima alla montagna a riparo dalle artiglierie nemiche. Monte Pasubio. Bom, 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 bom
questo Monte Pasubio concludiamo la serata. Forse. No, qualcuno qua dice forse, però non lo so. I cori non so se hanno preparato qualcosa assieme. O concludiamo la serata qui. Concludiamo qua. Dopo. Facciamo dopo. Vogliono il bis. Lo vuole il popolo. Beh, allora a questo punto chiamiamo anche i coristi del coro Coldilana. Qui. Mentre i maestri si accorderanno sul brano da fare come bis, io vi ricordo che tutta questa serata è stata trasmessa in diretta dalla tenda TV, la potete vedere comunque anche in differita tramite il sito internet oppure Facebook, Instagram. Federico, poi cos'hai? Chi più ne ha più ne metta, comunque potete vedere la serata, quindi anche voi da Verona potrete vederla sintonizzandovi sulla tenda TV di Vittorio Veneto. Grazie Federico. Prego.
anche bravi. Grazie, grazie cori, grazie al coro Coldilana, grazie al coro La Preara, scusate. Bene, come ogni... Volete cantare ancora? No. No. Allora, come ogni rassegna che si rispetti, alla fine c'è sempre uno scambio di doni tra gli organizzatori e i cori e poi anche tra cori. Questa sera non fa eccezione, ovviamente, questa serata. Quindi io chiamerei subito qui il presidente Francesco Introvigne, il presidente della sezione Anna di Vittorio Veneto, e il capogruppo di Lago, Raffaele Carpenè. Abbiamo una splendida cornice, quindi meglio di così no, non si poteva. Io direi, visto che abbiamo parecchie cose da consegnare, direi che cominciamo subito. Cominciamo magari dal gruppo che consegna ai due cori il simbolo di questa 93esima adunata degli alpini a Lago. È una riproduzione di un monumento, il monumento che si chiama La Posa, quindi Raffaele Carpenè consegna al presidente del gruppo La Preara, del coro La Preara, Maurizio, siamo pieni di Maurizi. Stessa riproduzione sarà consegnata anche a Michele Paludetti, ovviamente presidente del coro Anna Coldilana di Vittorio. Continuiamo sempre con gli ospiti e per gli ospiti, visto che loro sono da Verona, hanno del vino buono, ma anche noi abbiamo del gran vino buono, okay? Consegniamo al maestro Maurizio Saquegna, ecco, ma tanto per cambiare un altro Maurizio, siamo già in tre. E anche ovviamente al presidente doniamo una bottiglia di Umagnum, di Prosecco, di Conegliano Valdobbiadene, di OCG. Offerto. Ecco, Magnum, gentilmente offerto dall'azienda agricola Tommaso Gianfranco di Corbanese di Tarso, quindi è locale proprio qua. Speriamo che diventi competitivo, che ci sia anche uno scambio futuro. Grazie. Cioè, immagino. Un attimo solo, perché consegniamo anche, ovviamente abbiamo consegnato il vino a Maurizio, non mi sembrava doveroso consegnargli i fiori, ma Sabrina Carraro certamente sì. Prego. E poi sia ai due presidenti, sia del coro Anna Coldilana e del coro La Preara, consegniamo due libri editi dalla sezione Anna di Vittorio Veneto. Tra le altre cose, ho visto prima passando che c'è anche l'autore, c'è anche Massimo Neri, se c'è, è uscito? Mi spiace. Sono due libri di poesie sui borghi di Vittorio Veneto, uno è la Valla Pisina, per chi la conosce ovviamente, e l'altro è sui borghi di Montaner, Rugolo e Sarmede. La consegniamo ai due presidenti. Se vuoi chiudere, presidente. C'è uno scambio da parte del coro ospite, che io approfitto per ringraziare. Abbiamo pensato un omaggio
per... Noi abbiamo portato della grappa, visto che si tratta di alpini. Quindi al presidente del Coro Coldirana consegniamo questo. Grazie. Questo mi piace. Dicono che è astemio, quindi ce la teniamo noi. Per il gruppo Alpini che ci ha ospitato qua questa sera, abbiamo il nostro ultimo CD, il nostro Gagliardetto e del nostro vino. Direi che è stata, oltre che per le orecchie... Ah no, aspetta, scusami Michele. Anche noi la buttiamo su qualcosa di alcolico, perché va sempre bene poi, e al coro La Preara, con mille ringraziamenti e un applauso ancora, perché sono veramente magnifici, e una confezione di vini locali del Vittoriese e delle nostre colline. Dobbiamo ringraziare gli amici del coro Coldirana. Grazie veramente di cuore per l'invito, grazie per la serata, grazie agli alpini, veramente una magnifica serata che poi abbiamo sentito, andremo anche avanti, quindi avremo occasione di stare ancora insieme e magari di fare qualche altra canta. Grazie a voi per l'attenzione che ci avete dedicato, sia a noi e sia al vostro coro. Grazie veramente di cuore e buona adunata, perché tra 15 giorni saremo ancora qui con voi. Se vuoi dire ancora qualcosa, Presidente? Poche cose, magari inviterei Massimo, il Sindaco, qua con noi per chiudere questa serata. Non avevo dubbi che avremmo vissuto emozioni, avevo annunciato prima ed è stato così. Alla fine, quando abbiamo sentito il bis, io ho così invocato il tris, ma non è andata a buon fine, ma ecco... Però ecco, è stata una serata degna, ecco, della nostra tradizione, della miglior tradizione alpina. Ringrazio i due cori che hanno animato questa serata. Vi do appuntamento a domani mattina, a tutti quanti, dicevo. Domani farò un saluto e un intervento un po' più articolato di questa sera, perché la circostanza lo richiederà. Quindi ringrazio di nuovo Don Angelo e Sindaco per questa possibilità. Che noi abbiamo chiaramente gradito la proposta che avete fatto, l'abbiamo accolta, perché sappiamo che siamo in zona dove il cuore alpino pulsa e noi daremo vita anche a una giornata che resterà nella storia di questa comunità. Grazie, lascio a te chiudere. Bene, grazie Francesco per le belle parole. Vuoi che ci provo io a invocare il tris? Magari a me funziona. Scherzo. A distanza di 11 anni, se non ricordo male, abbiamo riportato la dunata sezionale Ana Vittorio Veneto qui a Rivine Lago. Era il 2013-2010. Sono più anni? Fate finta di non averlo sentito. Comunque a distanza di moltissimi anni l'abbiamo riportata e questo non può far altro che farci piacere. Faccio un ringraziamento al pubblico per esteso, perché è bello vedere la nostra chiesa di Lago così gremita di persone, e vi invito domani ad essere presenti per la sfilata, l'alzabandiera, le locuzioni e per la Santa Messa sempre qui a Lago di Rivine Lago. Signori, grazie per l'attenzione e buona serata. A questo punto a me non rimane altro di augurare una buona serata, e domani mattina alle 9 per l'ammassamento ci troviamo qui a Lago. Grazie e buona serata a tutti.